Allora, negli ultimi anni i casi di autismo sono aumentati, però è difficile definire l'autismo. È possibile che i bambini che vengono definiti come nel calderone di coloro che sono appunto che soffrono di questa sindrome ci siano alcuni geniali, alcuni fuori dal comune? E per nasconderli fanno sì che siano considerati diversi in maniera negativa. No, perché ancora non sono riuscito ad intervenire, a capire quello che il DNA mostra loro in base ad un'alterazione sempre genetica dei propri genitori. Vedi, la natura non fa salti, la natura ha i cicli perfetti, perché se un pianeta saltasse una volta una tantum, il tutto il sistema solare si sconvolgerebbe e si distruggerebbe. Quindi coloro che hanno creato questa meravigliosa macchina galattica, universale, solare, l'ha creato perfetto. L'attimo in cui fa salti succede il finimondo. Nel DNA, se c'è qualche piccola alterazione, avviene questo stato particolare di alterazione fisica e psichica. Psichica no, perché aumenta lo stato di psichico, perché i sensi psichici sono sviluppatissimi e nessuno dalla nascita l'ha potuto condizionare. Ma il cervello fisico è come colui che è balbuziente, cioè c'è, da una frequenza a un'altra c'è come una bolla d'aria. T'ho detto perché c'è questo. Ma quando si mettono a leggere o a cantare sono perfette. Quindi è un fattore a livello neurale e non psichico, perché altrimenti non avrebbero le capacità di poter relazionare, pensare, fare quelle moltiplicazione o quelle cose algebriche che loro fanno superiorate una macchina elettromagnetica, diciamo così, ad un computer. Sono più veloci del computer perché i nostri sensi fisici sono velocissimi, sono a livello tachionico. Quindi loro possono dire, possono fare qualsiasi cosa, ma hanno un'alterazione a livello cerebrale dovuta alla magia, sempre al fatto che quella donna non aveva una vita naturale. O se allora magari si mangiava a livello semplice, erano tensioni che venivano dalla famiglia, dal marito o dai consanguinei che gli davano problemi e viveva in uno stato d'alterazione. E alterazione è alterato pure il bambino, quando quelle alterazioni erano continue nella gestazione. La natura non fa salti, questo tipo di salto avviene per alterazioni o alimentari o psichiche. Quindi il bambino, ricevendo e che loro non possono da piccolo stesso, diciamo, condizionarlo, perché se ci fanno biri 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 e ghi ghi ghi, cioè quello non le comprende, non lo capisce neanche apprende, capisce? Non gli dà nessuno e non gli obbedisce, perché i propri sensi psichici sono ad una frequenza talmente elevata che a livello fisico la psiche deve trasmettere.
E quindi c'è un'alterazione a livello fisico, del cervello fisico, dei sensi fisici, e li porta a questo stato. Cioè, non fatevi dire grosse parole o grande cosa da grandi scienziati, perché vedi, oggi come oggi, per centinaia d'anni, non so da quanto tempo, c'è la scienza fisica, la scienza astronomica, i grandi sapientoni luminari del cavolo hanno detto che l'universo si è creato per il Big Bang. Oggi lo hanno smentito e ha detto che non era mai possibile il Big Bang, perché sarebbero sorto questo, 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 questo e questo. Quando 40 anni fa l'ho detto io, mi hanno preso per matto, che il Big Bang non esiste, e io ho fatto l'esempio plausibile e tangibile con il bambino. Che cos'è il Big Bang? Uno sperma che, quando la testa di uno spillo entra nell'utero di una donna e va a fecondare un ovulo. Possiamo portarlo a livello planetario, cosa può succedere a livello planetario con una cometa? Prende un astro, lo feconda e nasce un altro universo? E questo sarebbe il Big Bang? Ma già c'era miliardi e miliardi di galassie, di cosmi e di altre cose prima che succedesse questo in una condizione. Come ci sono miliardi di uomini, come succede a mia madre quando nasce, quando sono nato io. E allora cosa succede? Da dove arriva tutta questa energia per far diventare questo piccolo, diciamo così, anelito di sperma ad un essere vivente di 70 e rotte chile? Perché la madre lo alimenta dal di fuori, perché l'energia del cosmo viene presa da altre dimensioni o da altri sistemi, diciamo così, frequenziali, perché qualcuno alimenta o qualcosa alimenta che noi non comprendiamo, ma a livello fisico lo comprendiamo attraverso il tubo. Gli dà il nutrimento al bambino di quello che lei mangia. Ora, siccome, come ho detto, la natura non fa salti, Dio non immette sporcizie per creare altri universi, mette frequenze giuste. Noi siamo degenerati e debosciati che alimentiamo durante la gestazione con tutte le sporcizie di questo mondo e poi creiamo tutti questi aborti mosciosi e la colpa la diamo a Dio, perché non sappiamo far niente. Come ho detto poco fa, prima, le donne che fanno nascere bambine, che sono pure capaci mongoloide di farlo, perché non è che sono granché, chiunque, pure gli animali lo fanno. La mia cagna per anni mi ha dato sempre otto cagnolini, tutte sane, perfette, nascevano, e io li vedevo nascere, una cosa meravigliosa, era una gioia della natura, e non hanno avuto mai niente, non sono andate dai medici, non è venuta la levatrice, non sono venute niente. Che cos'era? Un cane? Che cos'è un cane? È un essere vivente come noi, appartiene al nostro stesso regno, e tutti gli altri esseri del regno animale fanno la stessa cosa, solo l'uomo non riesce a farlo. Perché? Perché è degenerato, perché è stronzo. Se ti dico, neanche sanno fare un uovo fritto le donne che si sposano, non le donne, le femmine che si sposano, non sanno fare un uovo fritto. Quindi, a che cosa devo dire? A che cosa devo andare incontro? Tu mi parli di questo e io ti rispondo. È così come dici tu, ma c'è un motivo. Ogni cosa c'è un motivo. Se non ci fosse un motivo, non ci sarebbero tutte queste alterazioni. È semplice. Ma quando una persona alterata, che crea il primo danno, si ravvede, cambia totalmente e cambia programma nella propria esistenza, tutte le cose ritornano allo stato di Dio naturale.